Siamo in onda, eh? Perché allora, buonasera, buongiorno, buonanotte, non ho idea chi ne sono. Allora, siamo a Milano, siamo all'NH Fiera, due torri davanti alla porta sud della Fiera di Milano. Sono ovviamente in compagnia di Emilio Frattaroli, che ho l'onore e il piacere ogni tanto di incontrare. A tavola è meraviglioso perché mangia come mangio io. Avevamo una conca di mozzarella appena arrivate da Battipaglia e i nostri due amici. Chi dobbiamo ringraziare per queste meraviglie? Dobbiamo ringraziare Alfredo Scalzillo Luxury. Vabbè, ora mi dicono di chi è lui, vabbè. Comunque, lunga vita ad Alfredo Scalzillo. Lunga vita, anche perché la tradizione delle mozzarelle di bufala è fondamentale anche per un livornese e per tutti, devo dire. Comunque, chiudiamo questa grande parentesi. Allora, di che cosa dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare che tra qualche ora inizierà. Non so i numeri, ma sono tanti. Il Gran Galà dell'Alta Fedeltà di Milano presso l'NH Fiera, le due torri, che sono quelle storte, pisane. L'architetto francese che ha generato questo albergo è stato meraviglioso perché ha, secondo me, è di origine livornese, perché fare un albergo con due torri pendenti, cioè solo un livornese poteva farlo. Quindi un chapeau all'architetto francese che ha progettato questo albergo meraviglioso. Allora, mi dispiace affermare che tutte le sale dell'NH Fiera sono grandi e suonano, a detta degli espositori, molto bene. Perché qualcuno ha detto che sono piccole e malsuonanti, evidentemente ha sbagliato indirizzo. Cioè, nel senso che queste sale sono grandi, cioè la più piccola sono 55 metri quadri, cioè voglio dire. Comunque, vabbè, a parte questo, abbiamo lavorato io e tutti gli espositori, le aziende, con grande entusiasmo. Quest'anno ci saranno due torri occupate, quindi sono aumentati gli espositori. Quindi è aumentato il divertimento, quindi vi aspettiamo per ascoltare impianti, prima fascia, seconda fascia, terza fascia, quarta fascia e fuori fascia, nel senso che, perché ho ricordato che l'Alta Fedeltà, quando eravamo bimbi noi, era grasso che colava se si andava nella prima fascia. Quindi, se vogliamo recuperare il mercato, portare più giovani, dobbiamo investire sulla prima fascia. Il ricordo, con rispetto parlando, che un impianto di prima fascia costa qualche euro in più di un telefono. No, è questo, voglio dire. Quindi, se ci possiamo permettere un telefono, dai, un impianto di prima fascia, giradischi meglio, lettore CD, amplificatore, due casse, cavi discreti, tavolino in prima fascia lo evitiamo, lo mettiamo, no, correttamente da qualche parte, però non gli impianti di plastica, dai, le casse di plastica del computer, gli auricolari che sono nati per ascoltare il telefono. Comunque, scusate, sono molto felice perché Milano è una città importante, un hinterland importante, un'area vasta molto importante, e quindi è una festa. È una festa con tutte le aziende che sono presenti, il pubblico che viene da anche da lontano, dalla Sicilia, sono aerei prenotati. Saluto i torinesi e i piemontesi che verranno qua, perché da qualche anno il Gran Galà a Torino non riesco a farlo, e quindi li ringrazio che verranno qua, perché è comodo venire qua a Rho, davanti alla Fiera di Milano, alla Porta Sud. È comodo per chi viene anche da fuori. E poi è chiaro, cosa c'è? Il Chinotto Neri, è ovvio, il caffè che non si può dire che è Lavazza, però io l'ho detto, no, dicono che non si può dire, non dice che non si può dire.
perché non lo so, vabbè, però è caffè, la migliore torrefazione italiana. Saluto anche Illy, che ascolta i dischi Fonema, però ho capito, cioè siamo contenti se venite. Sarà una festa, ci divertiremo, ascolteremo musica, passeremo due giorni belli. Poi piove e così non potete fare nemmeno, no, il fuori porta col sole. Dovete venire per forza. Vi aspettiamo con grande simpatia, affetto e emozione. Siamo pronti. Ciao.